Il concetto di patrimonio immateriale oggi rimanda ad una serie di pratiche, di comportamenti, di eventi che ripropongono quelle che una volta noi chiamavamo tradizioni popolari e che erano in realtà delle pratiche sociali, cioè servivano agli individui a vivere nel loro contesto, a definire le loro relazioni con il resto delle persone con cui facevano comunità, con cui condividevano stili e regole della propria esistenza. Oggi i patrimoni immateriali hanno consentito di riprendere determinati elementi, di rimodellarli secondo le esigenze contemporanee, facendole diventare patrimoni appunto in grado di rispondere ad esigenze dell'oggi, con il valore culturale e identitario e meritando da parte della comunità, della società del presente, di essere considerati validi per la trasmissione alle nuove generazioni. I patrimoni culturali trovano le loro ragioni nei contesti di cambiamento e nelle dinamiche di cambiamento, per cui sono continuamente in trasformazione, non sono degli elementi inerti che stanno nel tempo e che preesistono alla loro osservazione e alla loro modellazione, ma direi che nascono nel presente sulla base di eredità che provengono dal passato e che nel presente trovano la loro costruzione.